Sei fin troppo educato, mi permetto di dirlo io, perché abbiamo scoperto che se un giocatore fa 24 gol in 30 giornate per 3 partite e non segna, è in grande crisi. Andiamo oltre. No, dico, è stato anche fin troppo educato ad andare su altri argomenti. Ti abbiamo sentito in conferenza dire: sono soddisfatto tatticamente di come, a parte i primi 10 minuti, dove è stata brava l'Atalanta a gestire la partita, però è una partita dove abbiamo stati troppi errori nelle uscite, troppi passaggi sbagliati. Ti abbiamo visto a un certo momento fare un gesto come per dire: fatene due giusti consecutivi. È questo forse quello che è mancato veramente quest'oggi, perché la volontà, i movimenti, l'applicazione, come tu hai detto, ti ha soddisfatto, però questi errori nelle giocate forse ci hanno impedito di andare a vincere nel secondo tempo, quando la partita si era presa in mano in maniera definitiva. Ma sì, loro si vengono addosso forte, ti obbligano a dover fare dei recuperi con la squadra ammucchiata, perché devi andare a fare questi duelli fisici, questi rimbalzi, e ci devi portare superiorità, e loro si riversano in molti al limite dell'area, per cui bisogna per forza pulire quel rimbalzo lì, rendere la palla giocabile, fare poi quei tre o quattro tocchi che ti permettono di aprirti e di riorganizzarti per andare a attaccare degli spazi, perché se sei in fase difensiva non è che riconquisti palla, sei in fase offensiva, no, riconquisti palla, la giochi uno, la rigioca stretta, l'apre un po', la gioca avanti, la giochi dietro, si è fatto tutti quei 7-8 metri, quei 10 metri dove si è riaperto un po' quello che è l'atteggiamento di squadra, si sono riallungate le distanze fra i calciatori e si va poi a ricreare una situazione offensiva. Oggi abbiamo visto che quando si è riuscito, e non sempre ci si è riusciti, anziché uscire con la giocata corta ad andare subito a verticalizzare, abbiamo creato l'occasione da gol. Gagliardini ci prova, Borja Valero è sempre uscito in palleggio, è mancato un po' questo, era voluto da parte tua quello di far salire pian piano, perché poi la ciccia dice che ogni volta che si è riusciti a trovare il varco abbiamo messo un uomo quasi davanti al portiere, o comunque delle situazioni di pericolo. Sì, ma i tre tocchi, i quattro tocchi ci sono stati ugualmente. Fai tre, quattro tocchi, crei l'opportunità di un calciatore di andare a fare la lettura, di attaccare la profondità, crei nei quattro tocchi di una palla semiaperta per potercela mettere sulla profondità e vai di là. Però quei tre o quattro tocchi vanno fatti, respinta, palla sporca, ributtata dentro, ripresa, palla sporca, se non si fa quel possessino condizionato magari perché sei sempre stretto ugualmente, però che ti dà la possibilità di riampliare, come ho detto prima, le distanze fra i calciatori, insomma. Per il mister da piano. Buonasera mister, possiamo dire dopo tre trasferte finalmente torniamo a San Siro, finalmente torniamo a casa? Sì, sì, lo possiamo dire, però poi noi dobbiamo essere forti da tutte le parti, in casa probabilmente lo siamo di più perché sentiamo il ruggito dei nostri tifosi, ma noi dobbiamo avere un carattere forte, insomma, di sapersi, dice l'aspetto della personalità è colui che riesce a esibire le sue performance adattandosi a quello che è il luogo dove lo vai a mettere, da un punto di vista fisico e da un punto di vista tecnico, se no poi è segno che ti manca qualcosa da quel punto di vista lì, ecco, cioè caratterialmente la personalità fa sì che tu esibisci quello che vuole la situazione nel contesto dove ti è richiesto di esibirti, e questa esibizione va data da un punto di vista mentale, da un punto di vista fisico, da un punto di vista di qualità. Buonasera mister, quindi sarà il fattore caratteriale a fare la differenza in questo rush finale di 6 partite che mancano ancora al termine? È un po' tutto, però poi dipenderà soprattutto dalle vittorie che si faranno. Grazie mister, buon rientro.